I preti che lo Spirito Santo susciterà per la nuova Chiesa, per i nuovi tempi, questi preti nuovi, sono le piccole anime di cui parlava Teresina di Gesù Bambino e che quindi non sono né progressisti né tradizionalisti, ma sono sacerdoti secondo il cuore di Gesù, come diceva il curato d'Ars. E io, se avete notato, in questi appuntamenti faccio parlare oltre che santi come Teresa di Gesù Bambino, mistici, ma scrittori di spiritualità e sacerdoti che hanno avuto esperienza forte del loro ministero. Perché quando un prete parla ad un altro prete, io credo che c'è più sostanza, perché si è sintonizzati o si dovrebbe essere sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. E oggi voglio leggervi quando ha scritto un altro prete, Don Anselm Longpré, che ha scritto di un famoso sacerdote, padre Henri Roy, che ha fondato la JOC canadese e l'Istituto Secolare Pio X. Dobbiamo dire, pensando alla vita di questo padre Roy, che è stato un profeta incompreso come tanto, ma vedete che chi è che apre i nuovi orizzonti, chi è che veramente agisce perché è ispirato dallo Spirito, è sempre per un tempo un profeta incompreso. È normale, Gesù stesso è stato un profeta incompreso, è stato incompreso come figlio di Dio e come Messia, e lo è ancora oggi, quindi figuriamoci le donne e gli uomini del mondo. Bene, Don Anselm Longpré parlava del sogno di padre Henri Roy. Lui sognava dei preti poveri di cuore, diceva esattamente in francese, dei preti piccoli per i piccoli, quindi dei preti santi, questi preti capaci di andare nei bassi fondi, non solo delle anime, ma nei bassi fondi proprio della storia, delle città, dei paesi, dove andare a trovare i feriti della vita e le persone smarrite. Che cosa diceva e scriveva Don Anselm Longpré? Attraverso innumerevoli prove, qui come ho detto si riferisce al sogno di padre Henri Roy, di preti piccoli per i piccoli, attraverso innumerevoli prove era cresciuto in lui il sogno di sacerdoti poveri, secondo il Vangelo, che giorno e notte corrono in cerca delle pecore smarrite, al servizio dei più poveri, dei più bisognosi, dei più abbandonati, dei più lontani da Cristo e dalla Chiesa. Preti confessori e direttori d'anime, prima di tutto. Sacerdoti presenti nei tuguri, nelle strade, nei parchi, nelle prigioni, che trovano il loro riposo davanti al Santissimo. Non voleva padre Henri Roy che i più poveri e tutti i parii della società potessero ritenersi paria della Chiesa, cioè gli esclusi dalla Chiesa, di questa santa Chiesa che lui amava tanto. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!